Da sempre la mente umana è assetata di nuove prove con cui confrontarsi, ostacoli da superare, misteri da svelare. Da sempre l'uomo cerca di trovare una risposta ai suoi grandi interrogativi. Sarà la Terra a ruotare attorno al Sole o sarà piuttosto il Sole che gira intorno alla Terra? Quanto incide sull'umore di una giraffa un torcicollo? Se la mucca fa mu, perché il merlo non fa me? Il cacatua, che buffo nome per questo animale. Sicuro che non c'era di meglio, che so, tipo Sergio? Per trovare una risposta a queste domande, l'uomo è costretto a scavare nel suo passato, ripercorrendo i passi dei suoi avi. Ed è proprio per questo che oggi ci siamo spinti sin qui, in questo sito archeologico. Ci troviamo infatti a Monte Catinus, come lo chiamavano i latini, tradotto in italiano le cascate del Niagara. Qui infatti l'acqua la fa da padrona. Ascoltate. Si sente infatti uno scroscio continuo di acqua purissima e cristallina che sgorga dalle sorgenti, seguita da scrosci più piccoli di acqua un po' meno cristallina, diciamo pure paglierina. Scrosso su scroscio, scroscia di qua, scroscia di là, scroscia di su, scroscia di giù, scroscia tu che scroscio anch'io, insomma tutti qui vivono felici. Pare infatti che scrosciare molto allunghi la vita. Qui sembra aver formato una sorta di scalinata, in latino Excalibur. La vogliamo percorrere? Chissà dove ci conduce, forse in Scandinavia? Sì, dai, collezionali tutti. Ecco, vedete, se avete la pazienza di seguirmi attraverso questo cunniculum strettissimo, chissà dove giungeremo, forse nella tana di una fiera selvatica o forse nell'antro di un essere, di una creatura sovrannaturale, mitologica. Forse potremmo trovarci nella dimora del dio scandinavo Odino. Odino, dove tu sei? Alcuni di voi potrebbero pensare che io stia qui a raccontare favole, ma questa è scienza, non fantascienza. Le favole ormai non le racconta più nessuno, e se ci fosse ancora qualcuno in grado di farlo, avrebbe un'età veneranda e probabilmente anche qualche problema di memoria. Se avete la pazienza di seguirmi, vedete, qui troviamo i resti mummificati di un personaggio che a cavallo tra il XX e il XXI secolo deve essere stato molto influente. Beh, a giudicare dall'oggetto su cui siede, potrebbe trattarsi di un tronista. Pare che a quel tempo fosse un personaggio molto stimato, o magari uno scrittore. Potrebbe essere addirittura colui che scriveva le favole, il danese Hans Christian Andersen. Beh, impossibile sperare in una risposta vista la sua condizione di trapassato remoto. In ogni caso, vedete, deve essersi spento felicemente. Sembra quasi che dorma. Ecco. Se potesse muoversi con maggiore agilità, probabilmente qualcuno di voi noterebbe ancora meglio che la sua mano sarebbe andata a toccare alcune parti intime a scopo apotropaico, diciamo, ma non più di tanto perché siamo in televisione. Certo, a guardarlo da vicino non è il massimo della bellezza, eh? Vabbè, ma lasciamo stare. Ma che cosa troviamo qui? Forse, guardate, delle mummie orrende in stato avanzato di decomposizione. Qualcuno deve averle trafugate in qualche tomba e poi abbandonate. Non si fa così. Vanno assolutamente riconsegnate ad un museo. Ci volete pensare voi? No, ci penso io.
A volte le favole esistono.